Dopo le allegre brigate di domenica d'agosto, le fatue passioni degli studenti di terza liceo, gli amori a lieto fine delle ragazze di Piazza di Spagna, Luciano Emmer, col suo film Il momento più bello, affronta un argomento di palpitante attualità, il problema della nascita, e lo illustra attraverso le ansie, le speranze, le delusioni, le vittorie di un giovane medico, strenuo assertore di una nuova teoria. Qua, ora ti diamo mamma pure a te. Ecco qua. Ma questo mica è mio, il mio dove sta? Vabbè, mi sono sbagliata, che sarà mai? Con sti ragazzini, se non ci si sta attento. Tanto per me sono tutti belli uguali. Speriamo che Valeri questa volta ce la faccia. E allora, se lo sa, sappia pure che io e tutte quante qua dentro siamo stufe di questa pagliacciata. Io e le mie colleghe abbiamo messo al mondo migliaia di bambini. E adesso vuole venire lei a insegnarci il nostro mestiere. Del resto, se quanto lei ha insegnato non è servito a niente, vuol dire che il suo metodo non era efficace, come dice lei. Sarebbe interessante, non ti pare? Potrei seguire i corsi del professore, aggiornarmi, no? Già, non ci vediamo mai neanche a Roma. Se te ne vai pure a Parigi. Sta tranquilla, va. Tanto figurati se il primario mi ci manda. Se non ce la manda il primario, ce la mando io a Parigi. Ha visto il dottor Benvenuti? No, signorina, non ero di turno oggi. È mezz'ora che lo sto aspettando. Sa com'è, questi medici non sono mai puntuali. Ma me ne sono accorta. Eccomi qui, puntualissimo. Allora, ci vediamo più tardi. Arrivederla, dottore. Ma sai, il dottore viene da Parigi. Ma a me che me frega che quello viene da Parigi? Nervoso, eh? Io? Manco per niente, perché dovrei essere nervoso? Mi piacerebbe tanto poterti dire che sono felice, che ci sposeremo, che avremo una casa tutta per noi, che tu non avrai più bisogno di lavorare. Ma come faccio a dirtelo? Cerca di capirmi, Luisa. Tu devi capirmi. È in questa atmosfera di scetticismo, di ostilità e di scoramento che egli affronterà la grande prova da cui dipendono la sua carriera e la sua felicità. Il momento più bello, interpretato da Marcello Mastroianni, Giovanna Ralli, Marisa Merlini, Ernesto Calindri. Luisa, non credi di sbagliare, di rovinare la tua vita e la sua per puntiglio, per orgoglio. Aspetta un figlio che lui non ha voluto e che non vuole e tu parli di puntiglio, di orgoglio. No, papà, non rovino né la mia vita né la sua. Se tu sapessi in questi giorni che io non sapevo dove eri, quanto ti ho pensato. Luisa, mi hai perdonato. Di cosa devo perdonarti? Tu non hai nessuna colpa. No, no. Io ce l'ho. Ce l'ho, la mia colpa è che quando mi hai parlato del bambino io non ho potuto dirti quello Pietro, che... Pietro, ti prego, basta. Il momento più bello non è soltanto una storia d'amore. È la storia di tutti coloro che nell'amore ritrovano la forza di superare ogni ostacolo.